La mostarda, insolito e piccante insieme di frutta candita, di sciroppo zuccherino e di senape, fa parte ormai da tanto tempo delle glorie gastronomiche lombarde, ma la sua origine è molto antica. Infatti, fin dal Medioevo la mostarda si identificava con il mosto cotto, cioè succo d'uva bollito e ridotto di un quarto, insieme alla senape che gli dava il sapore. Ora, mustum ardens è proprio la componente da cui è nata la parola mostarda. Nei ricettari medievali del 1300 e del 1400 compare una mostarda fatta proprio di succo d'uva, mustum e resa ardente dalla senape. Sono tre ricette poi le più famose perché le ha lasciate Mastro Martino, l'amatissimo maestro, stimatissimo anche da lui, del Platina. Si parla di una mostarda bianca, di una mostarda roscia o pavonazza e di una mostarda in pezzi da viaggio. Pensate a un tipo di cotognata che veniva diluita con l'agresto e che serviva a insaporire diciamo, le carni, le vivande dei cavalieri o dei principi che si spostavano in viaggio. Ancora prima, nella cucina dei romani, si usava conservare la frutta con sapa, cioè mosto bollito ridotto di un quarto, e miele. La senape era usata invece per insaporire carni, pesci, salsiccia, verdure. Ora, nonostante dal punto di vista etimologico il termine contenga riferimenti sia al mosto che alla senape, le mostarde italiane hanno perso per strada o il mosto o la senape. E così abbiamo a Cremona, a Mantova e a Vicenza delle mostarde con la senape, ma senza assolutamente il mosto. E invece a Carpi, in Sicilia, in Piemonte, abbiamo delle mostarde con l'uva, col mosto, e non c'è assolutamente traccia di senape. L'unica ricetta etimologicamente corretta di mostarda con la senape e il mosto ce la dà l'Artusi. È una mostarda all'uso toscano, che ricorda quella cremonese, perché qui per conservare le mele o le pere si usa mosto e senape bianca in polvere. Ora, la prima mostarda di frutta con la senape è una, diciamo, testimoniata da una lettera che il cancelliere Maffiolo di Birago, cancelliere di Gian Galeazzo Visconti, manda il 7 dicembre del 1397 al podestà di Voghera perché ordini al suo speziale Pietro de Murri uno zebro grande di mostarda de frutta cum la senavra, buona come solo lui sa fare, perché piace tanto alla illustrissima Madonna nostra consorte, la duchessa Caterina, e a tutti i familiari, i figli Giovanni Maria e Filippo Maria Visconti. Vuole che il podestà gliele invii per tempo, prima del Santo Natale, perché bone fa le robbe dello disnare, et li caponi, et la cacciagione, et li vitelli bolliti, et allo spiedo. Ora, nella lettera della Cancelleria Viscontea ci sono tutti gli elementi che contraddistinguono la mostarda di Cremona. Il mastello grande, lo zebro di legno, che contiene appunto la mostarda, la consuetudine di mangiarla in occasione del Natale e di accompagnarla alle carni, sia lesse che arrostite. E allora, come mai a Cremona arriva questa mostarda? La supposizione più certa è che Bianca Maria Visconti, la nipotina del goloso Gian Galeazzo, ha assaggiato questa mostarda, l'ha trovata buona e l'ha fatta assaggiare ai cremonesi. E se a Bianca Maria attribuiscono l'invenzione del torrone, quel dolce fatto per le sue nozze nel 1441 qui a Cremona, appunto, con mandorle e miele dalla forma del nostro torrazzo, questa è una bella leggenda, una storia d'amore che è piaciuta tanto e che è andata avanti per anni, ma qualche appiglio documentale per la mostarda c'è, quindi è arrivata probabilmente con Bianca Maria di Visconti. Però in Lombardia, nel nord Italia, la mostarda c'era, mostarda di frutta anche c'era. Ce lo testimonia un viaggiatore francese, Michel de Montaigne, un grande personaggio, che ci lascia un diario di viaggio nel quale parla di gustosi intingolini, intingoletti in forma di mostarda buonissimi e mostarda fatta di mele e naranci tagliati in pezzi che ha assaggiato a Fidenza e a Fornovo. Qui siamo alla metà del 1500. 50 anni prima, Teofilo Folengo, che è un mantovano
famoso per il suo Baldus, ci racconta di un banchetto che Carlo Magno, re di Francia, ha preparato a Parigi, ha fatto preparare naturalmente a Parigi, per i paladini che hanno lottato in un torneo importante. Ora, dopo i lessi, gli arrosti, la cacciagione, arrivano le salse: salsa verde, succo di cedro, mosto di arance acerbe, savor di mandorle, mostarda piccante che manda su per il naso il pizzichio della senape, quae per nasum mittit senapram. E ancora il folengo, si parla di un altro uso della mostarda. Alla fine di un pasto grasso e pesante, la mostarda serve per la digestione o per pulire, preparare lo stomaco ad accogliere altri cibi. Dopo prosciutti insaporiti in aceto, lombi di cinghiale con salsa, trippa, salsicce, rognoni, quaglie allo spiedo, si ordina la mostarda. Mostarda sequatur, sic vivenda vita est, quindi segua la mostarda, così si deve vivere la vita. Ora, tutti questi riferimenti alla mostarda sono stati un po' una digressione, arriviamo adesso veramente, veramente a Cremona. Cremona ha imparato a fare la mostarda e la fa molto bene. La fa molto bene ed è anche brava a commercializzarla e a farla conoscere. Direi che batte il naso un po' ai vogheresi in questo senso. Una delle astuzie è quella di mandarla in dono ai governanti spagnoli di Milano in occasione delle feste di Natale, insieme a torrone, a cotognata, insieme a frutta candita e anche a qualche volta il salame di Cremona. E i governatori, muy onorati, ringraziano del dono, che apprezzano molto, e intanto questa mostarda si fa conoscere insieme agli altri prodotti. Ora, sul finire del Cinquecento, si inizia a consolidare questo prodotto, che è tipico della nostra zona, tipico di Cremona, e che la regione lombarda annovera tra i piatti tipici e le specialità agroalimentari cremonesi. Siamo arrivati al Cinquecento, dicevo, ma la cosa stranissima è che la prima ricetta pour faire moutarde de Cremon si ha nel 1604, quindi prestissimo, in Europa. Un libro esce in francese, pubblicato a Liegi. Come ha fatto ad arrivare la ricetta della mostarda fino là? Ora, il cuoco che l'ha scritto questo libro, Lancelot de Castaux, era cuoco del principe vescovo di Liegi. Certamente era una persona colta, certamente lui ha conosciuto e ha letto i manuali, i ricettari anonimi del 300, del 400, Mastro Martino, il Platina stesso, ma nessuno parlava di mostarda di frutta. E la ricetta dice: la si prepara con arance, pere cotogne candite nello zucchero, nella marmellata, vi si uniscono senape densa, zucchero sciolto in acqua di rose e poi la si colora di un bel rosso con il tornasole. Dicevamo le ciliegine rosse, no? Fanno un po' arricciare il naso ai puristi, ma il tornasole è un innocuo colorante vegetale e consiglia a Lancelot di servirla in piccoli piatti posti in tavola con gli arrosti. Ora, come è arrivata fino là? La supposizione che io faccio è che la famiglia degli affaitati, ricchi mercanti cremonesi, che hanno fondo a quei bottega da Amsterdam e a Liegi, che erano soliti dare feste sontuose nei loro palazzi, con i musici del re, con cucina probabilmente anche cremonese, siano stati loro a portarli, a farla conoscere nelle Fiandre. E il consiglio di Lancelot, vi dicevo, è portarla in tavola con l'arrosto, ma più avanti dice anche: è buona anche col tonno al burro e col pesce cane bollito. Ora, come mai non c'è cenno, traccia di formaggi? Un accostamento curioso viene da un libro, il Trattato sui latticini, che Pantaleone di Confienza scrive nel 1400, dove lui, che viaggia al seguito del nobile Savoia che lo vuole al seguito, dice che i formaggi sono terrosi, non sono buoni, forse non sono bravi i formaggiai delle Fiandre, o forse l'aria non è adatta, oppure il latte è magro perché fanno invece degli ottimi burri nelle Fiandre. Fatto sta che l'accostamento è alle carni e al pesce.
Siamo partiti dallo speciale di Pietro De Murri di Voghera e arriviamo a una seconda ricetta cremonese di uno speciale Domenico Auda, che viaggia in Francia, in Italia, si ferma poi agli ospedali Santo Spirito di Roma e scrive nel 1666 Pratica degli speciali. Qui la ricetta è mostarda alla cremonese e questa è la seconda volta che troviamo Cremona caratterizzata dalla mostarda. Si fa con uva, scorza di arance amare, i melangoli, canditi con miele, cannella e, scrive lo speziale, una libra di senapa pesta diluita nell'acqua bollente, se ne mette più o meno secondo che uno la vuol fare forte o debole. Ora, anche queste sono, è di una modernità estrema questa osservazione. La ricetta è ripresa, cioè copiata pari pari, dall'edizione italiana di un libro invece di Massalio, un cuoco francese, cuoco reale e cittadino. E la Massalio la propone tra le vivande all'italiana di ottimo e di ultimo gusto. Noi sappiamo che nel Settecento a Cremona, e ce lo dice Agostino Cavalcabò, che è uno storico locale, che a Cremona nel Settecento ci sono 20 botteghe di torrone e di mostarda, che occupano 40 persone. Quindi sono piccole botteghe artigianali di 2, 3, 1, pochissimi. Però erano attività artigianali a conduzione familiare che si sanno imporre per la qualità del prodotto. Perché sappiamo, e quindi non si può accusare di campanilismo, che il milanese Francesco Cherubini scrive nel dizionario milanese italiano una definizione di mostarda che si conclude con questa affermazione: la mostarda fabbricata secondo il metodo cremonese è la più squisita. E dall'Ottocento ad oggi la mostarda di Cremona è presente in molti ricettari, cioè non va più ricercata come c'è sempre. Nell'officina di uno speziale è nata la mostarda, nell'Ottocento a Cremona si specializza l'attività dello speziale in droghieri, farmacisti, confetturieri. E quindi a Cremona vediamo che nel 1859 la farmacia di Enrico Feraboli ha negozio di droghe, cere lavorate, fabbrica di torrone e mostarda. E nella drogheria di Giuseppe Curtarelli si produceva torrone e mostarda che Giuseppe Verdi regolarmente a Natale veniva ad acquistare e poi regalava agli amici sparsi nel mondo. Ora una delle più antiche, in questa drogheria di via Beccherie Vecchie, oggi via Solferino, l'attività era ancora segnalata nel 1821. E qui abbiamo un'altra storia. Il droghiere Domenico Curtarelli, che è appunto il droghiere di fiducia di Giuseppe Verdi, nel 1864 ha un socio che è Augusto Fieschi. Ma Augusto Fieschi si ritrova pochissimo tempo dopo titolare unico dell'azienda, perché il Curtarelli muore nel giorno in cui gli hanno dedicato una medaglia d'argento all'esposizione di Parigi. Al Fieschi nel 1878 si associerà Enea Sperlari, fondatore di quella che oggi è la più grande industria presente a Cremona, che da questo negozio e da questa fabbrica si sposta soltanto nel 1911 per ingrandirla. Ma sul finire dell'Ottocento c'era presente anche il marchio di Dondi. Qui la storia è di un Giuseppe Cinquetti, orfano perché il padre è morto per lo scoppio di una caldaia di torrone, che non vuole assolutamente aprire una fabbrica di torrone e mostarda, si limita alla mostarda e si chiama Dondi perché i soldi per aprire questa attività glieli dà lo zio, che appunto è Dondi. Ancora una situazione diversa è quella di Vergani, che inizierà soltanto col torrone e solo molto tempo dopo si dedicherà anche alla mostarda. Apprezzamenti della mostarda di Cremona sono numerosissimi e testimonial della mostarda sono stati nel tempo certamente i governatori spagnoli, che ringraziano felicissimi di riceverla in dono e di conoscerla e di facilitare quindi i momenti, i rapporti politici, diplomatici con la magnifica comunità di Cremona, ma anche gli affaitati che quasi sicuramente l'hanno portata nelle Fiandre, quei ricchi mercanti cremonesi di cui ho parlato prima. E poi Giuseppe Verdi,
che tutti i mercoledì viene in carrozza a Cremona per sbrigare gli affari e che verso Natale si ferma nella drogheria del droghiere Curtarelli in via Beccherie Vecchie per fare acquisti. Ma lo è anche Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi l'ha avuta in dono da Andrea Ratti, un confetturiere che è un garibaldino sfegatato. Garibaldi è arrivato a Cremona per inaugurare una cooperativa di lavoratori e la trova così buona che scrive ringraziando e accompagnando il biglietto da miele di Caprera. Ai giorni nostri altri riferimenti sulla mostarda di Cremona. E Gianni Brera, negli atti del primo campionato gastronomico lombardo a Pavia, ricorda la mostarda di Cremona che è famosa da secoli, ottima, frutta candita nella senape. E fa un accostamento molto, molto bello. L'industria della frutta candita non è civiltà minore dei liuti e dei violini. Monteverdi nasce al genio tra i prodigiosi liutai di Cremona. Ma è quasi ovvio dire che una civiltà si completa anche nelle consuetudini del vivere di ogni giorno. Stesso concetto che esprime Giovanni Ballarini nella presentazione della seconda edizione del volume sulla mostarda. Scrive che spezie nobili e piccanti sono nelle cucine del mondo, ma solo a Cremona si raggiunge il non facile, delicato e armonioso equilibrio artistico tra i tre ordini di stimolazioni gustative, olfattive e visive. Un equilibrio artistico che sembra potersi avvicinare a quello armonico di altre attività artistiche sviluppate nella stessa città, patria di un'eccelsa liuteria. La mostarda di Cremona è un'opera d'arte a tutto tondo. Un altro significativo riconoscimento della mostarda di Cremona ci viene da Massimo Alberini. Massimo Alberini è uno scrittore, un giornalista, esperto di enogastronomia, fondatore, uno dei fondatori dell'Accademia Italiana della Cucina. Lui sostiene che la mostarda è arrivata nelle Fiandre perché arrivavano dal Mediterraneo nel porto di Cremona casse di frutta interessanti, squisite, e i cremonesi inventano un giulebbe particolarmente gustose e miele di trifoglio che dà una delicatezza e un carattere neutro ai profumi della frutta, e allora ecco che la frutta arriva nell'Europa. Probabilmente è un'altra ideazione, un altro pensiero che ci accomuna gli affaitati. Corrado Barberis, che è il fondatore della sociologia rurale ed autore di saggi di storia dell'alimentazione, scrive che i cremonesi vedono sbarcare nel loro porto fluviale le belle casse di frutta destinate ai duchi di Milano e pensano di utilizzare un po' anche per sé, con l'aiuto della senape, che sostituiva la vecchia sapa di catoniana memoria, misero a punto un giulebbe del tutto mordente, nel quale maceravano, conservandosi, ottime pesche, vellutate albicocche, fichi intriganti, pere calipige, arguti ciliegie, esotici ananas, una magnificenza visiva ed esplosiva da far restare letteralmente a bocca aperta. E questo scritto si legge su uno dei giornali della L'Italia presentato nel giugno di qualche anno fa. Quindi anche questa è un far conoscere ai viaggiatori questa caratteristica squisita cremonese. Lo straordinario accostamento tra la mostarda e i bolliti lo troviamo in Ugo Tognazzi e in Livio Cerini di Castegnate. La mostarda insieme all'esso è una magnificenza. Tognazzi, che vive a Roma e però nostalgia di Cremona, e dice che il bollito è un culto, un rito, o è solo vile carne lessata. I contorni è dovere assoluto prepararli e comprendono la mostarda accanto alla salsa verde e a quello di creme. Livio Cerini di Castegnati dice: la mostarda è una cosa straordinaria, non ha niente a che fare con le moutarde francesi, ma è una sacrosanta specialità cremonese costituita da tocchi di verdura o frutta conservati in uno sciroppo zuccherino saporitissimo e piccante. È un miracolo ed è quanto esista di più eccitante per godere gli allessi, un dono che supera tre volte tanto qualunque contorno per lombardi e, perché no, per gli italiani tutti. Cittadini del terzo millennio, non dimenticatela, la si trova facilmente in tutta Italia.
l'immagine più bella però della mostarda è ricordata da Edith Templeton, una strana signora che scrive un libro di viaggio su Cremona. Edith Templeton è una ammiratrice della bellezza di Cremona, artistica, storica, ma le capita, siamo nel 1954, le capita di assaggiarla in un ristorante cremonese di Corso Garibaldi e scrive: è un piatto di frutta candita nello sciroppo, cui è stato aggiunto un pizzico di senape in polvere. Viene servito con le carni per dare ad esse un gusto dolcemente speziato e per suscitarvi un fuoco, fresco e garbato però, come l'incendio della luce lunare sulle acque. I frutti hanno la fulgida limpidezza delle pietre dure. Ci sono alcune ciliegie tonde ed irregolarmente scabre come antichi coralli. Una piccola pera verde, delle dimensioni di una noce, con semi scuri, brillanti come onice. Una pera più grande, simile nel colore al quarzo rosa. Un fico verde screziato che sembra uno smeraldo screpolato. Una fetta ricurva di zucca bruno-rossastra e venata come crisoprasio e mezza albicocca che pare scolpita nel topazio. Sono fin troppo belli per essere mangiati. Prima di cominciare rifletto su quelle variegate e sfavillanti tonalità ed arrivo alla conclusione che i colori della mostarda di Cremona sono pari a quelli dei dipinti del Veronese. È un piatto estremamente raffinato, un piatto barocco, dolce, di pieno corpo, ardente e piccante. Edith Templeton conclude così: Life is beautiful, la vita è bella.